Ci ritroviamo ancora una volta oggi nella nostra bella chiesa, così tanti che non bastano i posti per tutti. Adesso troveremo un modo per, rispettando le distanze, le prossime domeniche, aumentare i posti, magari con le panche per le famiglie, come abbiamo già iniziato a fare. Ma siamo in così tanti radunati intorno a una stessa domanda che oggi il Signore ci fa. Tu che sei qui in chiesa oggi, che sei seduto qui su una sedia, su una panca, per te chi è Dio? Chi è il Signore? Questa domanda risuona un po' anche del Vangelo che abbiamo ascoltato settimana scorsa, quando Erode si chiedeva chi fosse questo Gesù di cui tutti parlavano. Alcuni dicevano un profeta, alcuni dicevano Giovanni Battista. Oggi è Gesù che pone questa domanda ai suoi discepoli. Prima chiede di raccontargli chi dicono le folle che sia questo Gesù, ma poi dopo fa una domanda precisa ai suoi discepoli. Voi che siete qui con me, voi che avete lasciato le vostre case, i vostri lavori, le vostre famiglie che vi avete seguito, voi che siete uscite di casa questa mattina con questo caldo che sembra di essere ancora a luglio, che siete venuti qui in chiesa con questa mascherina che ci fa far fatica a respirare, con il caldo che ci opprime, chi dite che sia Gesù? Chi è Dio per noi? Quando una volta si faceva il catechismo, non quello che facciamo adesso, era un po' diverso, tanti anni fa, quelli che sono qua con i capelli bianchi hanno fatto un catechismo un po' diverso, se lo ricorderanno, con le domande e le risposte. E si diceva, chi è Dio? E la risposta, che bisognava imparare a memoria per poter fare la prima comunione, era, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Vedo qualche volta annuire, quindi qualcuno se lo ricorda. Questa era la risposta che bisognava imparare a memoria, perché rispondeva a questa domanda, chi è Dio? Ed è una risposta teologicamente perfetta. Le manca forse però qualcosa. Chi ha una risposta perfetta non è detto che corrisponda a una risposta vera per me. Oggi Gesù provoca i suoi discepoli a chiedersi, non chi è Dio in generale, non di dimostrare l'esistenza di Dio, ma chi è per te? Per te che sei seduto qui oggi. Chi è Dio per te? E allora, forse per provare a rispondere, occorre ribaltare la prospettiva, come ci fa fare San Paolo nella seconda lettura di oggi. Oggi la lettura, la seconda lettura, quella di Paolo, è tratta dalla prima lettera a Timoteo. Timoteo era un suo amico, un suo collaboratore, che era stato mandato a Efeso da Paolo, in una comunità che Paolo aveva fondato annunciando il Vangelo, perché lì stavano succedendo un po' di confusione. C'erano alcuni falsi profeti che annunciavano cose false su Gesù. E allora qui i cristiani che avevano ascoltato Paolo dire una cosa e che sentivano questi altri dirne un'altra erano un po' confusi. E allora Paolo manda Timoteo per aiutare questi cristiani a capire meglio chi è Gesù, che cosa aveva detto, per riportare un po', diremmo oggi, l'ortodossia della fede. Quando Timoteo va, Paolo gli manda una lettera, ne manda due, questa che abbiamo salutato oggi è la prima, in cui gli dà un po' di consegne, guarda, troverai questi problemi, mi raccomando stai attento a queste cose, annuncia il Signore Gesù. E oggi abbiamo letto alcune frasi, alcuni versetti dell'inizio della lettera, in cui Paolo dice, io che ti ho mandato, che sono stato scelto a fare l'apostolo, io che ti scrivo, sono un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Non è una grande lettera di referenze. Sono un uomo che ha rifiutato Dio nella sua vita perché ha messo se stesso al posto di Dio, ha bestemmiato Dio perché ha pensato di poterlo tratteggiare secondo un disegno che lui si era fatto e non secondo il volto di Dio. Sono un persecutore perché sappiamo bene dalla sua storia come abbia perseguitato i primi cristiani, li abbia uccisi. Sono un violento. Eppure, dice Paolo, lo sguardo con il quale Dio guarda me, con il quale mi conosce, quindi ribaltando la prospettiva di chi è Dio per me, ma chi sono io per Dio, questo sguardo è uno sguardo di misericordia, uno sguardo di amore. E tu che sei mandato a Efeso, dice a Timoteo, attento, perché i veri bestemmiatori sono questi falsi profeti che dicono che Dio è diverso da quello che Dio è veramente. I veri persecutori sono questi falsi profeti che vogliono perseguitare i cristiani facendogli credere cose diverse. Perché? Perché vogliono creare consenso attorno a sé invece che attorno al Vangelo. Vogliono radunare grandi masse, essere famosi, essere potenti, essere ricchi.
mi viene un po' in mente quei grandi politici di tutti gli schieramenti che a ogni intervista dicono di aver trovato la soluzione a ogni problema del mondo. Qualche tempo fa si erano radunati su un balcone a urlare "abbiamo abolito la povertà", alla faccia. Oppure quelli che gli dicono come sono le soluzioni adesso per ritornare a scuola e hanno già tutto chiaro, già tutto pronto, mancano meno di 24 ore alla scuola e ancora non si sa nulla di preciso. Bisogna avere il coraggio, ci dice Paolo, di non mostrare sempre i muscoli, di non voler essere noi a far vedere agli altri che io sono sempre migliore, io sono perfetto, io ho la risposta a tutte le domande, io ho la soluzione a tutti i problemi. Non è così, dice Paolo. Io che ti scrivo, che ti ho mandato, che sono stato scelto, sono un bestemmiatore, sono un violento, sono un persecutore, sono un uomo che nella vita ha sbagliato tante volte. È quello che disse anche Papa Francesco nella prima intervista pubblica che rilasciò dopo essere diventato Papa. Forse qualcuno se lo ricorda, quando gli chiesero: ma chi è Jorge Bergoglio? Chi sei? Lui ci pensò un attimo e rispose così: io sono un uomo guardato da Dio. Sono un peccatore, non un uomo, sono un peccatore guardato da Dio. Questa è l'unica consapevolezza che ci può permettere di stare di fronte allo sguardo di Dio. Nessuno può sostenere lo sguardo di Dio che ci guarda e ci ama se non ha questa consapevolezza, che siamo fragili, che possiamo aver sbagliato nella vita, che possiamo non essere perfetti, ma che c'è uno sguardo che ripara anche alle nostre imperfezioni. C'è una pratica giapponese che si chiama Kintsugi, non so se lo pronuncio bene, ma più o meno si dice così. Il Kintsugi è una pratica per cui quando un vaso, una ciotola, un bicchiere cadono per terra e si frantumano, normalmente chi se lo può permettere, invece che buttarlo via, lo ripara con dell'oro o dell'argento usati per fare da collante. Quindi tutti i frammenti vengono tenuti insieme nella forma di prima, ma quelle che sono crepe, che noi magari ripariamo con l'attac, vengono esaltate da questo materiale prezioso. Il calice e la patena che uso normalmente la domenica richiamano un po' questa pratica che mi piace molto, perché ci dice che nella vita non è un problema se si apre una crepa, ma quella crepa è l'occasione perché qualcosa di prezioso ci entri. Quella crepa che il peccato apre nel nostro cuore è l'occasione perché la misericordia di Dio la renda nuova, perché quello stesso vaso ora è diverso da prima, è nuovo, la renda più preziosa, perché invece che essere solo la terracotta ora c'è anche oro, argento, lo renda unico, perché quello che prima era uguale a tanti altri pezzi ora non ne ha un altro uguale a sé, è impossibile. E allora Paolo, che ha questa consapevolezza, ci dice: guardate che lo sguardo che Dio getta su di noi è uno sguardo che non si preoccupa delle nostre debolezze, dei nostri errori, delle volte che parliamo male di un'altra persona, delle volte che rispondiamo male ai nostri genitori o ai nostri amici, delle volte che non facciamo tutto come dovremmo. Perché se noi riconosciamo queste nostre debolezze, abbiamo il coraggio di ammetterle, ma lasciamo che quella misericordia preziosa più dell'oro e dell'argento le riempia, ecco che nella nostra vita cambia tutto. E allora, chi è Dio per me? Chi è Dio per te? Se la risposta di Pietro è perfetta, il Cristo di Dio, come quella del catechismo, no? L'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra, occorre chiederci non solo chi è in generale, ma chi è per me. Di fronte a questo sguardo di misericordia che Dio getta su di me, con che sguardo io cerco Dio? Come lo vedo? Chi è per me che sono qui a messa oggi? Se avremo il coraggio di passare attraverso i frammenti e le crepe della nostra vita, se avremo il coraggio di lasciarci guidare dall'esempio di Gesù, che nel Vangelo di oggi, quando finalmente Pietro dà la risposta più perfetta, dice: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Quindi dice: attenzione, io sono il Cristo di Dio, ma non sono qui a distruggere tutti i miei nemici, qui a fare una fine terrificante, ma per risorgere. Ecco, se ci lasciamo guidare da questo esempio, scopriremo che Dio per noi è proprio questa risurrezione.
questo materiale prezioso che tiene insieme la nostra vita, le nostre relazioni, le nostre debolezze, la nostra voglia di riprendere le cose che ci fanno bene, come la scuola, che sarà sicuramente un po' pesante da ricominciare, soprattutto con queste modalità, ma che ci dà l'occasione di imparare, di relazionarci, di conoscere gli altri amici, di avere degli insegnanti più grandi che ci possano dire qualcosa di bello e di importante per la vita, di riprendere l'oratorio, il catechismo e quello che potremo fare nelle modalità e quando sarà possibile farlo, di riprendere lo sport, di riprendere le amicizie, di riprendere tutto quello che ci fa bene. Questo collante che tiene insieme tutto è Dio, che ci dice: se anche ogni tanto ti capita di sbagliare, di cadere nel peccato, nella debolezza, guarda che non è la fine, guarda che io tengo insieme tutti i pezzi, guarda che io riempio le tue crepe con qualcosa di ancora più prezioso. Chi è allora Dio per te?